Ragazzi, bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara una torta che abbiamo deciso di creare per la festa della mamma. Si tratta di una torta formata da pan di spagna al cacao, ripieno di una ganache al cioccolato, ricoperta da golosissima panna e con una decorazione innovativa che vi stupirà. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 125 g di farina 00 biologica, 6 uova biologiche, 200 g di zucchero semolato, 35 g di cacao amaro, 30 g di fecola di patate e mezzo cucchiaino di semi di bacca di vaniglia bourbon. Per prima cosa mettiamo in una bowl bella capiente le nostre uova, lo zucchero e i semi della bacca di vaniglia bourbon. Aiutandoci con le fruste elettriche montiamo il tutto per circa 10 minuti. Passati circa 10 minuti, come potete vedere, il nostro impasto, quello che è rimasto attaccato alle fruste elettriche, anche se cade, rimane solamente nella superficie, non entra nell'interno. A questo punto possiamo prendere un setacino, ci mettiamo dentro tutte le nostre polveri, anche il cacao, e setacciando le aggiungiamo in tre parti. Poi mescoliamo con movimenti lenti da sotto verso sopra, aiutandoci con un cucchiaio di legno. Dopo aver mescolato per bene tutti i nostri ingredienti, possiamo versare il nostro impasto in una teglia di 24 cm di diametro e 6 cm di altezza che abbiamo già imburrato e infarinato e con la base di carta da forno. Poi cuociamo a forno normale, 170 gradi, per 35-40 minuti. Ovviamente livelliamo per bene. Prima di infornare prendiamo la punta di un cucchiaio e facciamo dei cerchi profondi, proprio come sta facendo la mia mamma. Passati 40 minuti di cottura abbiamo tirato fuori dal nostro forno l'impasto e ora lo lasciamo raffreddare per 5 minuti dentro la sua teglia. Poi lo tiriamo fuori dalla teglia e lo lasciamo raffreddare completamente. Per la ganache ci serviranno 200 g di cioccolato fondente e 200 ml di panna fresca intera. Mettiamo a scaldare la panna sul fuoco finché non sfiorerà il bollore. Sfiorato il bollore mettiamo la panna sopra il cioccolato e mescoliamo il tutto per bene. Una volta sciolto il cioccolato aggiungiamo una bustina di tè ai frutti rossi e lasciamo tutto raffreddare completamente. Per la copertura della nostra torta avremo bisogno di 500 ml di panna fredda dal frigo, già zuccherata e pronta da montare. Trasferiamo la nostra panna in una bowl bella capiente e la montiamo con le fruste elettriche finché non diventerà bella consistente. Quando avremo finito di montarla, la ravviviamo leggermente aiutandoci con una palettina, poi la mettiamo nel frigo fino al momento del bisogno. Quando il nostro pan di spagna si sarà raffreddato completamente, gli tagliamo la calotta superiore e poi lo tagliamo in due. Tagliamo anche la calotta nella parte inferiore. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al momento dell'assemblaggio della nostra torta. Come potete vedere abbiamo preso la parte sottostante del nostro pan di spagna e ora lo andiamo a bagnare con del tè ai frutti rossi. Dopo averlo bagnato possiamo aggiungere la nostra ganache, che nel frattempo si è indurita per bene, e poi lo spalmiamo dappertutto in modo omogeneo. Dopo averla stesa aggiungiamo alla nostra ganache dei lamponi che andiamo a rompere in pezzetti. Poi possiamo ricoprire la nostra ganache con l'altro strato di pan di spagna e cacao. Lo posizioniamo bene, spingiamo leggermente e lo bagniamo con il nostro tè ai frutti di bosco. Ora possiamo coprire tutta la nostra torta con la panna montata in precedenza. Ora la spalmiamo per bene dappertutto. Poi la lasciamo a riposare in frigo per un paio d'ore. E finalmente
Finalmente siamo arrivati al momento di decorare la nostra torta. Qui con noi abbiamo dei petali di cioccolato che abbiamo fatto prendendo della carta da forno, facendo dei petali, poi arrotolando la carta da forno nella parte contraria in un mattarello e poi li abbiamo lasciati nel freezer per qualche ora per indurirci e li abbiamo sporcati con un pochino di foglia d'oro. Ora creiamo un fiore. Qui con noi abbiamo fragole, lamponi e mango tagliati a pezzettini che dobbiamo utilizzare per metterli all'interno del nostro fiore, come ci pare e piace. Come decorazione aggiuntiva abbiamo deciso di mettere del cioccolato tagliato a scaglie lungo tutto il bordo. Ma guardate com'è venuta bene la nostra torta, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presenta dentro. Ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di una torta. Beh, che dire ragazzi, è veramente favolosa, profumatissima. Il pan di Spagna è umido al punto giusto e si sente il tè che gli abbiamo infuso. Poi c'è la ganache, dolce al punto giusto, e la sua dolcezza viene smorzata dai lamponi. Poi c'è la panna, ragazzi, che sapete che con il cioccolato è la sua morte. Insomma, è veramente una torta stratosferica, assolutamente da provare. Ok, ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao, ragazzi, e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.